certo, che veramente mi entusiasma e mi incuriosisce tantissimo. Il concerto poi sarà molto ben illustrato dal maestro Cesare, comunque ha questo titolo così interessante, Rosa Terza Rosa, cioè la rosa delle rose, che si riferisce appunto alla Madonna. Bene, il concerto si compone di una serie di cantiche di Santa Maria. Caratteristica delle cantiche di Santa Maria è di essere innanzitutto il più grosso corpus che ci è pervenuto della musica del Medioevo in misura integrale. Sono circa 420 le cantiche di Santa Maria. Alfonso il Sabio, Alfonso X è il Sabio, non a caso, si occupò di astrologia, di medicina, si occupò di tutto, no? Si occupò o fece sì che qualcuno si occupasse della sua corte, come è più probabile. E nel caso delle cantiche di Santa Maria sono una sorta di ringraziamento devozionale a fine Reconquista, cioè dopo aver riconquistato la Spagna meridionale, che era ormai territorio sotto califfato arabo, lui come ringraziamento per la Madonna fa compilare queste 100 prime cantigas che rappresentano il corpus originale, organizzate secondo gli schemi della Tetractis, cioè 9 cantiga sui miracoli, una in lode, 9 cantiga sui miracoli e una in lode, proprio una sorta di intervento enciclopedico, perché i miracoli che lui narra sono dai più bizzarri che si possa immaginare fino alle cose più raffinate. Raccoglie miracoli per tutta Europa e li fa musicare. Senza mai sbagliare. Ciò che sto per raccontarvi accade a Castrojeriz, dove, per costruire la chiesa della quale vi ho parlato, alcuni uomini entrarono in una fossa per continuare a scavare nell'arena e furono sepolti dallo sterno. Così come si chiude una porta, rimasero tutti lì imprigionati e così considerarono spacciati, senza possibilità di salvezza. Ma la signora spirituale li soccorse senza indugio, liberando.